Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Quello che mi dà fastidio sono alcuni, anzi molti, tifosi juventini. Dicono, però il prossimo anno lo scudetto è in secondo piano, bisogna vincere assolutamente la Champions League. Evidentemente questi tifosi, tifosotti, non si rendono conto di varie cose. Io sono il primo a incazzarmi se non arriva qualcuno di forte, se non faremo bene in Champions League. Detto questo, bisogna fare anche delle piccole analisi. L'Italia è uno dei paesi con la maggior pressione fiscale e non è una cosa da poco conto, perché la società può anche sborsare 40 milioni per Sanchez, ma per pagare lo stipendio del signor Sanchez deve versare allo Stato una cosa pazzesca, cioè parecchi soldi, perché se Sanchez deve prendere 4 milioni di euro all'anno netti, la società deve darne 8 lordi. E capite che 8 lordi vuol dire 4 allo Stato e 4 al giocatore, e non sono pochi. Però tornando a noi, quello che mi dà fastidio è proprio questo. Voi vi ritenete obiettivi, ma con la vostra obiettività il prossimo anno, ok? Se la Juve viene eliminata ai quarti di finale di Champions League, perché quello lo dico pure io, quello è il traguardo minimo della Juve in Europa. Ma se Conte non vince la Champions, io mi domando, ma questi tifosi diranno che è una stagione fallimentare? Ma questi tifosi lo criticheranno? No, perché se è così, allora Conte, e io sottoscrivo, Conte avrebbe fatto bene ad andarsene via quest'estate. Perché Conte, con la rosa che ha attualmente e anche con un paio di rinforzi, la Champions non la può vincere, almeno che non accada un miracolo dal cielo. La Champions League può essere un sogno, un bel sogno, che se ti va bene l'anno lo riesci a realizzare, ma è una semplice ciliegina sulla torta. Se tu vinci il quarto scudetto di fila è già una grandissima cosa, e lo dico non perché non punto in alto, no, ma perché sono un realista, che è diverso. Vedo molti juventini non realisti e questa cosa mi fa preoccupare e mi fa domandare soprattutto, ma questi tifosi dove erano quando noi eravamo in Serie B? Questi tifosi dove erano quando noi arrivavamo settimi? Perché se questi sono i tifosi che ragionano in questa maniera adesso, molto probabilmente in quegli anni di merda, la tifoseria della Juventus passava da 14 milioni a 2 milioni, perché io quegli anni non li voglio più ripetere, e firmo adesso per vincere lo scudetto tutti gli anni e non vincere la Champions League. Lo firmo. È questo che mi dà fastidio della nostra tifoseria. Basta un paio di anni sul tetto d'Italia per montarsi la testa, per pretendere. Pretendi cosa? Che 3 anni fa eri nella merda più liquefatta. E adesso è un miracolo se sei da 3 anni campione d'Italia. È un miracolo. Se uno mi diceva nel 2011, fra 3 anni sarai per la terza volta campione d'Italia consecutivamente, gli avrei sputato in un occhio. Adesso cosa pretendiamo, di vincere la Champions, vincere il triplete? Ragazzi, con i piedi per terra, le cose arrivano, ma se si ha pazienza, perché se volete fare la fine di Inter e Milan, vincere la Champions subito, spendendo 80 milioni, indebitandosi fino sopra i capelli, ok, facciamolo. Però dopo vinci la Champions e non è detto che la vinci, succede il miracolo che la vinci, devi sdebitarti, perché qui in Italia non funziona come in Spagna, che hai 900 milioni di euro di debiti alle banche e non li pagherai mai, perché Real Madrid non li pagherà mai. Quei debiti che fai per vincere la Champions League immediatamente li devi sdebitare. E cosa vuol dire sdebitare? Vendere i tuoi campioni l'anno dopo, non comprare campioni. È questo quello che ha fatto l'Inter, eh? Innesti dei giocatori giovani man mano che vai con gli anni, come stiamo facendo con Coman, come con Sturaro, con questi giocatori qui,
e poi gli affianchi i campioni. È questo che deve fare la Juventus. Niente di più, niente di meno. L'altro anno hai fatto una Champions deludente, ok? Perché sei uscito ai gironi. Però ci sta, un anno così ci sta. Io penso che sia servita come esperienza a tutti i giocatori e anche al mister di come impostare le partite e certe partite, perché a Istanbul siamo usciti per il campo di merda, per carità, ma perché la squadra non si è adattata al campo. Perché se ci adattavamo al campo, lanci lunghi e pedalare, quella partita non si perdeva. Bisogna cercare di avere fiducia e poi vedremo fra un anno che stagione avremo fatto. Solite cose, mettete mi piace al video, condividete, se volete iscrivetevi al canale. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ah, e boia chi molla.